mozione. Punto numero 9, mozione della consigliera Menna, adesione alle manifestazioni di interesse alla localizzazione di impianti di compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti indetta dalla Regione Campania. La conferenza, salvo delle verifiche che non so se sono avvenute in commissione, riteneva utile questa calendarizzazione per corrispondere a una tempistica. Prego, consigliere. Allora, io ringrazio tutti i colleghi consiglieri che hanno consentito di presentare questa mozione anche in tempi così brevi. In realtà i tempi brevi sono perché scade il 13 marzo la possibilità di avere i fondi dalla regione per le compostiere di tipo condominiale, domestico, di piccola cubatura. In realtà nella commissione si è approvato tutto il principio, anche perché va nella direzione della riduzione, nell'ampliamento della differenziata e nella riduzione. Vabbè, sarò velocissima, insomma, anche perché l'abbiamo discussa, tutti l'hanno approvata. Volevo solo dire il secondo punto, quello di cui si discuteva, cioè di disporre in tempi brevi la possibilità ai cittadini, associazioni e comitati. In realtà la proposta che era stata fatta, cioè quella di farlo passare attraverso il comune, in realtà già sta accadendo, perché nelle municipalità sesta, quinta, nona e decima è già stato protocollato e addirittura come ordine del giorno, e alla sesta è già stato messo, diciamo, in discussione al prossimo consiglio questa mozione per poter usufruire delle compostiere. Quindi in un certo senso è come si stesse già muovendo, cioè la richiesta, diciamo, di poter avere questa possibilità, e quindi in un certo senso si sta già muovendo nella direzione che era stata indicata dalla commissione. Chiesto la parola Gaudini, prego. Grazie Presidente. Allora, io ringrazio la consigliera Menna e, diciamo, anche il vice sindaco, perché in maniera molto veloce, con un preavviso di soli 24 ore, insomma, ha partecipato alla commissione ambiente su questo tema. In effetti abbiamo riscontrato che l'amministrazione si è già attivata e già sta andando nella direzione che diciamo sollecitava questa mozione. Tra l'altro, come dire, ci sono state delle interlocuzioni annunciate in commissione dal vice sindaco con il vicepresidente della Regione Campania Bonavitacola, che tra gli altri argomenti, importanti argomenti, si è discusso quindi anche di questo punto. Pertanto, diciamo, la strada era già solcata dall'amministrazione, quindi abbiamo accolto molto positivamente anche, come dire, il contributo del gruppo del Movimento 5 Stelle, che va nella stessa direzione dell'amministrazione di questa maggioranza. Si era fatto soltanto, come dire, una precisazione in sede di commissione, e io credo che questa precisazione possa essere accolta, insomma, rimandando questo secondo punto a una diciamo altra un altro approfondimento, anche, come si era detto in commissione, più localistico, più, diciamo, direttamente esteso ai territori interessati. Pertanto io proporrei ai proponenti di questa mozione di eliminare questo secondo punto, rimandandolo, come dire, a un aspetto maggiormente localistico dei territori, e votare, diciamo così, la mozione così come estesa, ovviamente sentito il parere dell'amministrazione. Sì, nonno, prego. Prima vuoi intervenire, no? Vabbè, no. Perché poi per l'amministrazione c'è la risposta e il parere del vice sindaco. Allora facciamo parlare prima il vice sindaco. No, no, è l'ultimo il vice sindaco. Prego. No, per la dichiarazione di voto la volevo fare, la faccio direttamente dopo. No, volevo preannunciare il voto favorevole all'ordine del giorno presentato dal consigliere Menna. La dimostrazione che quando le cose hanno buon senso non hanno colore politico, e soprattutto
Niente composte, ce lo stavo chiedendo di metterci pure i cani, ma no, volevo soltanto ricordare ai 5 Stelle che erano entrati 7 mesi fa, 8 mesi fa in consiglio, che oggi ci chiedono di votare. Io lo faccio in maniera convinta, perché so che il buon senso non ha colore politico, solo per questo, consigliere. No, io ricordo il bilancio, non votaste un ordine del giorno. Prego, uno. Allora, vice sindaco, prego, vuole intervenire. Qualche... Sì, urge qualche precisazione. Non trattasi di compostiere domestiche. Consiglieri... Non trattasi di compostiere domestiche, ma trattasi di compostiere di comunità. E le compostiere domestiche, quelle sono già, grazie a Dio, avviate lentamente. Dato che sulla materia ambientale spesso i consiglieri di 5 Stelle dicono cose che insomma non sono proprio precise, però vi comprendo nella passione, allora volevo dare il mio contributo, anche perché c'è un'interlocuzione molto importante con la Regione Campania per quanto riguarda questo bando. Il punto 2, ringrazio il Presidente Gaudini, il punto 2 va tolto anche perché non è previsto dal bando, quindi è un errore tecnico, cioè il bando non prevede il punto 2, ecco perché in commissione ne facemmo. Semmai, una volta che il Comune ha formalizzato poi l'adesione, potremmo in quel momento poi accedere a questa condivisione con i cittadini, anche perché intendiamo localizzare, come dire, questi moduli T1, T2, così chiamati, o T2 e T3 a seconda delle loro quantità, che sono poche robe, dove potremmo fare ovviamente un po' di compostaggio diffuso. Ringrazio ovviamente i lavori della Commissione, preziosissima, perché ci ha consentito di approfondire quello che già stavamo facendo. Grazie. Bene, il punto numero 2, i proponenti sono d'accordo a sopprimerlo, scusate la brutalità, quindi con esclusione del punto 2, con il parere favorevole dell'amministrazione, mettiamo in votazione la mozione. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. La mozione è approvata alla unanimità.